Stavo pensando alla morale nei tempi degli antichi, cioè della viltà in questo senso, che mi viene sicuramente Tersite, Orazio, sicuramente quindi la scena quando poi lui descrive, no? Della parmula relicta non bene, quindi lui che scappa dalla battaglia di Filippi con questo scudo lasciato non bene, non decorosamente, quindi dice proprio ho avuto paura, sono scappato dalla battaglia e anche... Però lì legato invece anche alla questione di genere nell'antichità, sulla questione delle donne spartane, quindi tutti questi, sì, questi aneddoti che rappresentano chiaramente queste madri che se la battaglia viene persa e il figlio torna a casa lo ammazzano loro perché non si è fatto ammazzare sul campo. Allora, contando che il concetto di viltà è collegato automaticamente al concetto di virtù, non c'è virtà senza virtù. Mi sembra molto difficile pensare a una viltà in un mondo che non conosca la virtù in questo senso. Il coraggio, Sì, noi non usiamo il termine sì. virtù. Il termine virtù non lo usiamo quasi più, Ma la mentre il virtù lo coraggio. usavo in senso antico, Eh sì, virtus. virtus. Sì, però deve esserci quella costruzione lì. Vabbè, poi tra l'altro in virtus c'è anche poi l'etimologia legata, quindi a virile, la stessa etimologia. Però con quell'idea di eccellenza, arete, cioè virtus in questo senso come eccellenza. In questo senso, quando al liceo gli ho fatto leggere Promessi Sposi, a me Don Abbondio è stato sempre simpatico. Devo dire, a me sì. Vabbè, ho capito, Mi ha sempre rappresentato, proprio nel suo essere vile, una sorta di resistenza da parte dell'individuo a un modello di eccellenza in quel senso. Una sorta Quindi, di contraddizione che ci sono dentro l'uomo, forse un quasi come se po' quell'elemento di viltà, nel momento in cui si dà, non si tratta di santificarlo, cioè di vedere come positiva in sé la viltà, quanto il fatto che il darsi della viltà è un sintomo di modello di un modello aristocratico di eccellenza. o anche aristocratico o militare, ha un modello di eccellenza, è quasi come fosse una resistenza di qualche parte dell'individuo, magari non dell'individuo nella totalità, ma qualche parte di una fragilità. Perché c'è anche tanto questo discorso, no? Cioè, appunto, Don Abbondio è vile, Don Abbondio è anche fragile. Don Abbondio è anche quello debole. Un opportunista, non E Don Abbondio è uno che accetta la sua fragilità fino in fondo. Allora, la giustifica. la giustifica. No, per me il vile, cioè a me viene in mente, sarà che ho visto recentemente l'Otello di Shakespeare, per me il vile È è Iago, Iago, cioè Iago certo. è uno che non ha neanche il coraggio di affermare il suo odio verso le persone, il suo rancore, la sua invidia. Cioè lui è il vile per definizione, perché si È uno nasconde, stronzo assoluto, sì, quello Iago. sì, si nasconde dietro una veste invece servizievole, disponibile, dell'amico, e appunto non ha neanche il coraggio di essere cattivo, ecco, di essere stronzo. Per me il Dunque, vile è appunto la persona che in realtà non sceglie, cioè non sceglie, si nasconde che dietro, si forse. nasconde. Allora, su Otello, su che cos'è la viltà, la gelosia, eccetera, perché Iago è talmente stronzo che mentre incita in tutti i modi la gelosia di Otello, gli dice: No, guardati, Otello, padre. dalla gelosia, il mostro dagli occhi verdi. Ecco, ma di Iago non parlo nel libro sulla vita, ne parlo molto nel libro sulla violenza, perché la cosa interessante è che tra Iago e Otello, il cattivo è Iago, il violento è Otello. Cioè, l'Otello dimostra la differenza che ci può essere tra malvagità e violenza. La violenza può esserci da parte di una persona tutto sommato debole e innocente, mentre la malvagità può creare la violenza senza esercitarla fisicamente, per viltà, per l'appunto, come dici tu. Allora, per risponderti, io credo che porre viltà e coraggio come virtù esclusivamente militari, o principalmente militari, sia un modo di guardare a una morale antica. Cioè, perché oggi il discorso è in buona parte cambiato. Dopodiché, non c'è dubbio che accettare la debolezza è del tutto normale, cioè quando si impone la codardia come dovere militare è evidentemente una forzatura spaventosa, Certo. fa parte dell'autoritarismo. Questo però non mi porta a un elogio della viltà, mi porta a una comprensione della viltà, cioè nel senso che se tu mi dici io sto facendo l'elogio del disertore in guerra, allora è un discorso diverso, perché il discorso diventa guerra giusta, guerra sbagliata. Se la guerra è sbagliata, il disertore è dalla parte giusta. Quindi diventa un giudizio sulla guerra. Quando Orazio se ne va, se ne scappa da Filippi. Poi è l'esempio Sì. del disertore, cioè che nel momento in cui sceglie,
cioè non è vile, perché lui sceglie di non combattere. E rischia, in realtà fa un gesto. No, perché tu accetti, per, come definizione di viltà, quella militare. Il disertore è un discorso diverso. La guerra del Vietnam è stata vinta dai disertori, in certi versi, e va benissimo. Tutta la mia generazione si è battuta per i disertori nella guerra del Vietnam. Non era quello il punto, perché la scelta di diserzione è una scelta che può essere anche molto coraggiosa, nel senso che è costosissima. Cioè, è molto più vile obbedire agli ordini senza pensarci che decidere che quella guerra non è la tua guerra, che quella guerra non è una guerra giusta. Quindi io capisco il tuo problema, che è un problema serio, però secondo me il problema è nel modo in cui lo poni. Sostanzialmente tu accetti l'idea che la viltà sia quella che è definita sostanzialmente dalle gerarchie militari, per esempio. No, perché la ribellione è il momento in cui io, soldato, un disertore, vedo che questa guerra non è giusta, scelgo, però lì non sono vile. Lì non sei vile, siamo d'accordo. Poi, che la propaganda ti rappresenti come vile è un altro discorso, ma non sei vile. No, diciamo, no, la viltà. Parlando proprio del personaggio vile, non del riscatto, quindi dire quello viene rappresentato come vile, ma non è vile, ma proprio il vile. Anzi, proprio nel momento in cui è proprio uno scarto rispetto alla difendibilità, a fronte di un paradigma dell'eccellenza, che non è per forza una eccellenza, però. Scusa un attimo, per disordine, guarda, quello dici è un sottrarsi a questo confronto con un paradigma di eccellenza, vuol dire che l'eccellenza è la rappresentazione di un sistema di valori che rifiuti? Non... Che mette in discussione. Che mette in discussione. Che uno scarto tra una materialità, un una carnalità. Un ideale, dici tu, un ideale. Cosa, come lo definiresti? Però guarda, c'è un punto, scusami. Quello che ho cercato di dire fin dall'inizio è che io non sto parlando della virtù e del coraggio, sto parlando della vita. Cioè, allora, prima di tutto mi può stare simpatico Don Abbondio, mi può stare simpatico chiunque. Io a un certo punto ho visto un specialista che questo film sul processo Eichmann e alla fine ho provato pietà per Eichmann. Pietà proprio. Perché lui a un certo punto sembra capire che sta per andare a morire e che forse sta andando a morire per un motivo giusto, eccetera. Ho provato pietà. Cioè, i sentimenti che puoi provare per un personaggio sono liberi, compresa la simpatia per un personaggio vile. Perché ti si riconosci in parte, perché lo capisci nelle sue motivazioni. Tutte queste cose sono possibili. Secondo me il libro non è che dica i vili sono delle teste di cavolo. Dice, la viltà è qualcosa che ci pone dei problemi a noi stessi, che è un discorso, secondo me, profondamente diverso. Non c'è nel mio discorso neanche l'eccellenza. Cioè, non è un libro in lode del coraggio. Non è un libro in lode di nessuna qualità particolare. È un libro che parla di una contraddizione. Che parla di una contraddizione che le persone sentono dentro di sé. Quando Don Abbondio dice il coraggio uno non se lo può dare, è perché si sta domandando se non se lo poteva dare. Non è che il coraggio uno non se lo può dare è un'asserzione assoluta, è uno che si sta facendo delle domande. Si giustifica. Si giustifica e sente il bisogno di giustificarsi. Dopodiché nel mio libro non c'è Don Abbondio è uno schifoso. Nel mio libro c'è Don Abbondio è un vile, siccome tra l'altro è una condizione generalizzata, ricordati anche questo. Nel mio libro io dico che la viltà è qualcosa che ci riguarda tutti, quindi nel libro io non dico che c'è un principio che possiamo seguire tutti quanti serenamente, perché è una tensione che c'è comunque nell'esistenza. Comunque io ci tengo molto ad avere sottolineato, a proposito della borghesia eccetera, la viltà delle persone per bene, perché questo è un punto secondo me che è molto importante da chiarire. Cioè, non è un valore. Quello del coraggio non è un valore che può essere messo nei libri o cose del genere, perché poi molto spesso i valori dominanti sono altri. I valori dominanti di una società capitalistica sono prima di tutto l'egoismo, il profitto, eccetera, eccetera. Siccome tu hai sollevato un problema molto grosso, penso che tu abbia ragione nel dire che qualunque condanna della viltà che parta dall'alto, dal dire questi sono i valori giusti e tu non li stai rispettando, non serve a niente. Il discorso che ho cercato di fare è la condanna della viltà deve venire prima di tutto anche dalla consapevolezza della persona. Poi anche la persona che consapevolmente è vile può essere simpatica. Può essere simpatica perché mi ci riconosco,
perché tutti potremmo essere. È umana. Perché è umana, appunto il cardinal Federigo è quasi disumano nella sua perfezione, e tanto Don Abbondio o lo stesso Fra Cristoforo sono personaggi bellissimi, tanto il cardinal Federigo non funziona. E non funziona perché Manzoni, nonostante tutto, perché era lucidissimo su tante cose, però voleva un esempio di perfezione. Ecco, io non voglio esempi di perfezione, non voglio esempi di eccellenza. Credo che si possa fare una morale laica anche senza esempi di eccellenza.